Benvenuti alla rassegna stampa di oggi, anche oggi in un NCC, quelli che il governo giallo-rosso, giallo-verde, anzi precedente, ha cercato di distruggere e a cui ha fatto molto male. Anche oggi faccio questa zuppa di porro in diretta da qua, 30 ottobre del 2019. Un'altra segnalazione che vi voglio dare, perché mi ha impressionato, ieri sera sono andato a una festa molto bella all'hotel di Milano, a Milano, oggi sto andando a Bari, e un mio amico mi ha detto: ma è uscito il tuo libro? E allora ho capito che c'è qualcosa che non funziona, non ho evidentemente ancora fatto sufficienza marchette su questa mia piattaforma e sul sito Nicola Porro sul fatto che ci sono le tasse invisibili, nonostante sia il primo nelle vendite di Amazon sulla categoria governo e sia stato ristampato per la seconda volta. I miei amici non sanno che c'è le tasse invisibili, quindi adesso vi prego, correte. Buongiorno Stefano, per esempio. Stefano, Giada, avete già comprato il libro Le tasse invisibili? Sapete che è uscito? Andate nelle librerie sotto casa vostra. Giampaolo Serino, il mio amico che deve venire presto in televisione da me, lo dico ai miei autori: Giampaolo è un grandissimo, leggete le sue cose e i suoi libri, che quelli sono veramente letteratura. I miei sono saggi sulle tasse, li saluto tutti quanti. Giampaolo, mi raccomando, seguitelo, perché ha sempre delle intuizioni intelligenti sul mio sito e anche sulle sue pagine social. Cosa è successo sui giornali? La cosa fondamentale sui giornali oggi è straordinaria. Un tempo del Corriere ci si fidava. Io per primo lo dico, che lo critico tante volte, perché quando leggevi una cosa, beh, insomma, l'aveva scritto il Corriere. Si sente male, dice Deborah, però purtroppo siamo in auto, non è che si può sentire esattamente come se c'è il cavo collegato a Ethernet. Un tempo, bonsoir François, un tempo uno si fidava del Corriere della Sera. Io oggi mi guardo il Corriere della Sera, la prima pagina del Corriere della Sera, e il titolo del Corriere della Sera di oggi sapete qual è? Meno tasse nella manovra. È una cazzata! È una cazzata! Se siete eleganti, se scrivete sul Corriere della Sera, dovete dire che è una fake news. Invece è una cazzata, perché basta andare a leggere lo stesso Corriere della Sera, che vi dice col titolo in prima pagina meno tasse nella manovra, che capite che non è vero che ci sono meno tasse nella manovra. Cosa hanno fatto? Vi faccio due esempi che cita lo stesso Corriere della Sera in prima pagina e poi smentisce nelle pagine dopo. Grazie per aver acquistato le tasse visibili in contanti. Vi faccio un esempio: dicono: abbiamo ridotto l'aliquota dal 12,5 al 10% sulla cedolare secca. Primo aspetto, l'aliquota l'anno scorso e quest'anno quant'è sulla cedolare secca sui contratti agevolati? Al 10%, quindi loro l'avevano aumentata al 12,5. Siccome era una minchiata, perché è un'aliquota agevolata, l'hanno riportata a 10, ma non hanno ridotto le tasse, punto 1, perché semmai l'hanno mantenute come l'anno scorso, ma punto 2, per finanziare questo mancato introito dall'aumento della cedolare secca, hanno inventato una nuova tassa, e cioè hanno aumentato le aliquote sulle tasse sui giochi. Avete capito? Quindi non è che hanno diminuito le tasse. Non le hanno aumentate su una cosa e le hanno aumentate su un'altra. Insomma, quelli del Corriere dovrebbero saperlo. Si sono inventate, lo leggo sul Corriere della Sera, per evitare, grazie all'intuizione del Movimento 5 Stelle e di Renzi, in questo alleati, di fare minchiate sulle partite IVA forfettarie, e avevano previsto lì 200 milioni, devono recuperare dei soldi, perché lì stavano facendo una stretta per cui volevano recuperare 200 milioni, si stanno inventando la tassa sui filtri e le cartine delle sigarette. I filtri, quelli che fate per fare le canne, e pensate che siano le canne, ma in realtà sono le sigarette, diciamo, che te fai da solo. Ecco, hanno aumentato le tasse sui filtri, e questo è il titolo del Corriere della Sera: e meno tasse nella manovra. Pensate che sia stata tolta la plastic tax e la sugar tax? No, ci sono ancora. Zanetti, e domani lo pubblicherà sul sito Eutecne e sul sito nicolaporro.it, ex uomo dell'economia, oggi si è fatto i calcoli. Sapete che cosa hanno fatto questi fenomeni? Zitti, zitti, non ne sta parlando nessuno. Hanno triplicato il costo fiscale dei fringe benefit. Cioè, se io un dipendente do un'auto, do qualche cosa in natura, in realtà è molto meno fiscalmente conveniente che nel passato. Lo spiega bene Zanetti, ma nessun giornale oggi lo fa con chiarezza. Indagate su questa cosa dei fringe benefit, perché da una parte ti tolgono il cuneo fiscale, cioè ti dicono: ti do un po' di più in busta paga, ma se ti do qualcosa che non siano quattrini te lo faccio pagare di più. Cosa succede nella politica? Beh, insomma, qua sulla politica ci sono due o tre vicende che vi segnalo. Fate pace o si va al voto. Questa è la tesi di Repubblica, che è la tesi del Quirinale. Se il Quirinale dice che non farà fare al Conte un altro esperimento, cosa vuol dire questo? Che il governo si
ci avrà una strizza pazzesca e certamente cercherà di non cadere. È del tutto evidente come il Quirinale ieri sul Corriere e oggi su Repubblica faccia capire che questo è l'unico governo possibile, e quindi PD e Movimento 5 Stelle, che hanno una strizza bestiale di perdere le elezioni, tutto faranno tranne che andare a votare. Feltri sul Libero oggi scrive una cosa sacrosanta nei modi semplici di Vittorio Feltri: la sinistra è convinto di essere inciampata in un sassolino riguardo all'Umbria, invece il colpo è molto più duro di quanto si immagini, tant'è che tutti i giornali oggi parlano di un processo a Di Maio da parte dei suoi gruppi parlamentari. Allora io mi chiedo: perché processate Di Maio sull'alleanza col PD se questo è un sassolino ed è ininfluente per la durata del governo? Di Maio è processato perché tutti sanno che questa è una botta mostruosa non solo al Movimento 5 Stelle ma anche al PD. Brambilla oggi su Quotidiano Nazionale dice: quando finisce un amore, come è finito quello, citando Cocciante, tra gli elettori e il Movimento 5 Stelle, è difficile. Non ci sarà una ragione, come dice Cocciante, ma sarà molto difficile ristrutturare quell'amore. Fantastica oggi la questione Peugeot, Peugeot che vuol dire Citroën, DS, Opel, e possibile sua alleanza con la Fiat. Ve la faccio molto semplice, il Sole 24 Ore per una volta fa il suo mestiere. La Fiat vale in borsa 18 miliardi e la Peugeot 25. La Fiat c'ha 110 miliardi di ricavi e la Peugeot 82 miliardi, eppure la fusione dovrebbe essere tra pari: amministratore delegato sarebbe l'uomo della Peugeot e presidente sarebbe Elkann. Perché questa opzione viene dopo quella Renault? Perché Marchionne, l'ottimo Marchionne o il finanziere Marchionne, pensava che c'era una sovrapposizione di impianti produttivi, quindi saranno cazzi se le due società si fonderanno, ma se non si fonderanno sarà altrettanto grave, perché cosa succede? Peugeot c'ha l'elettrico e la Fiat non c'ha l'elettrico e oggi va di moda l'elettrico. E inoltre c'è un altro tema fondamentale, che la Fiat c'ha una presenza in America che la Peugeot non c'ha, e non si può essere globali, non si può essere una casa automobilistica senza avere una presenza in America. Quindi fa senso, make sense, mettere insieme le due case automobilistiche, ma la fusione tra pari, che creerà un gruppo da 40-50 miliardi, non sarà indolore, diciamo così, per l'Italia ma anche per i francesi. E tra italiani e francesi, secondo voi chi ci rimedia di più, chi ha il maggior potere competitivo e contrattuale? Fatevi una domanda e datevi una risposta. L'altra grande questione è Conte. Conte, la sapete, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, è investito da questo scandalo per cui ha dato un parere il 14 maggio e poi dopo due settimane il suo Consiglio dei Ministri, lui astenuto, hanno votato esattamente quello che lui scriveva nel parere a un fondo vaticano finanziato da Mincione. Insomma, una storia veramente... se non altro grigia, che bisognerebbe approfondire un pochino meglio. Beh, il Fatto Quotidiano, il giornale dei manettari, non ha dubbio: Conte è stato già assolto dall'AGCOM, perché già all'epoca gli era stata contestata questa roba dagli alleati di Conte di oggi, cioè dal PD, e sarebbe tutto risolto. E invece Belpietro sulla Verità oggi dice: ma quale tutto risolto? Ma mi dovete spiegare perché il giorno in cui Conte fa questo parere era sui giornali, per tutti i giornali, il candidato alla presidenza del Consiglio. Per quale cavolo di motivo a questo parere? E poi veramente nascondersi dietro un dito, pensare che lui come Presidente del Consiglio voti esattamente quello che lui aveva scritto nel parere e non lo voti perché non c'è il Consiglio dei Ministri, ma il suo Consiglio dei Ministri lo voti. Ma ragazzi, ma ci stiamo a prendere per i fondelli, dice Belpietro. Beh, direi di sì. La Verità, insomma, su questa cosa ci starà a lungo. Il Fatto Quotidiano già vi spiega che questa è una minchiata. La Lucarelli, mi spiace, perché Selvaggio Lucarelli io la leggo con attenzione, anche se scrive sul Fatto, il giornale del Movimento 5 Stelle e oggi di Conte, però deve utilizzare meno crema abbronzante, per usare quello che succede nello scansismo, cioè Scanzi, il Travaglio di serie B che imita Travaglio. Travaglio oggi ha definito Renzi un mollusco, una cozza, per dire il concetto, cioè la grande polemica politica. Ieri Scanzi attaccava Capezzone per il suo cognome, insomma, in maniere da Scanzi, cripto, lasciamo cosa, cripto abbronzato. E oggi la Lucarelli, insomma, fa un pezzo contro la Meloni con argomenti tipo la donna del discount, la bestia, nel senso che è una donna di pancia. Insomma, non è da Lucarelli. Io capisco anche l'accesa al contrasto, ma mi sembra che sia fuori registro, un po' come cos'è che dice era molto bello Italia Oggi, che diceva
beh, non me lo ricordo, l'ho scritto male e non riesco a leggere. Abbiamo parlato di Conte, abbiamo parlato della fusione Peugeot eccetera, Ocean Viking. Ecco, io vi chiedo soltanto una cosa: vi sembra normale che oggi soltanto a pagina 10 di un giornale, di Repubblica e degli altri, trovo il fatto che sia concesso lo sbarco all'Ocean Viking, che è stata in mare 11 giorni, quando la media di Salvini era 9 e tutti gli facevano un culo così? Secondo voi, oggi non lo leggo così esplicitamente nei giornali, anche se Crosetto l'ha scritto in un suo tweet recentemente, secondo voi perché non l'hanno fatto sbarcare? Perché c'era forse una coincidenza con le elezioni in Umbria e poi la fanno sbarcare dopo l'Umbria? E poi vi fidate davvero che le persone che fanno sbarcare verranno ricollocate nel resto d'Europa? Non ci crede neanche la Morgese, posto che conosce bene da quello che è successo fino ad oggi quanti di questi immigrati sulla carta se li prendono francesi e tedeschi e nella realtà rimangono negli hot spot italiani. La manovra ve ne ho parlato. Beh, bello il pezzo di Battista oggi che racconta un Salvini che è un po' diverso rispetto a quello che lo raccontano, perché dicono che Salvini è l'uomo dei tweet, è l'uomo degli urli, dei rutti, delle televisioni, e lui racconta come in realtà Salvini sia l'uomo delle piazze, che pur di andare in una piazza non va in un talk show perché lì raccoglie il vero consenso, la fisicità di Salvini, scrive Battista oggi sul Corriere della Sera. La storia di Katie Hill è straordinaria, e voi direte: ma chi cazzo è Katie Hill? Ovviamente non lo sapevo neanch'io. È una parlamentare americana, capa della LGBT americano, gay, lesbiche, tutta quella roba là che io peraltro adoro da un punto di vista, diciamo, concettuale. Fate quello che vi pare, la vita è chi se ne frega. Mi dà fastidio il politicamente corretto che c'è dietro a quella roba lì, cioè l'ideologia gender, ma non il fatto che uno faccia quello che gli pare. Allora, che cosa vi diverte di questa storia? Questa signora parlamentare aveva un ménage à trois con il suo marito e con la sua assistente parlamentare. E vabbè, si volevano divertire in tre. Si sono divertiti in tre per un po' di tempo. Lei si è dimessa dalla Camera dei Rappresentanti, presieduta da una democratica, Nancy Pelosi. Sapete perché? Perché questo veramente lo dovete sapere, non perché avesse fatto qualche cosa di sbagliato. Tra l'altro le hanno mandato delle foto, lei nuda, che semmai è colpa di chi gli ha mandato le foto, è revenge porno, si direbbe in Italia. Sapete perché? Perché quei cazzoni degli americani hanno fatto, dopo il Me Too, una norma in America nel 2008 per cui un parlamentare non può trombare con un suo assistente parlamentare. Allora, molti di quelli che mi stanno guardando in questo secondo, alcuni di loro so che sono parlamentari, assistenti parlamentari, se si facessero un esamino di coscienza avrebbero messo nei guai metà del Parlamento italiano, che funziona così, a trombate. Allora, piacervi o non piacervi, ma mi sembra che ci possa essere una legge per cui il Parlamento non vuole che il proprio parlamentare non possa avere una storia d'amore o anche solo di sesso con un suo assistente. Io la trovo una cosa fantastica. Soltanto in America può avvenire una cosa di questo tipo. Questo pomeriggio a Bari le tasse invisibili, avete presente? Tasse invisibili, le comprate, oppure venite in Bari alla Fondazione Tartarella. Oggi pomeriggio alle 16.30, poi alle 18.30 vado alla storia di una grande, grandissima La Cannillo società di distribuzione alimentare qui in Puglia, però vi ricordo che le tasse sono invisibili ma molto presenti. Ciao!